Avevano l'aspetto e la struttura come di topazio e tutte e quattro la medesima forma. Il loro aspetto e la loro struttura era come di ruota in mezzo a un'altra ruota. Potevano muoversi in quattro direzioni senza aver bisogno di voltare nel muoversi. La loro circonferenza era assai grande, i cerchi di tutte e quattro erano pieni di occhi tutti intorno. Questa è la descrizione degli Ofanim, uno dei gruppi di angeli presenti nella Bibbia. Come è evidente, nella Bibbia gli angeli sono descritti in maniera ben diversa dalla raffigurazione tradizionale di un dolce bambino alato. Compaiono anzi solo raramente con sembianze umane, hanno invece un aspetto e poteri terrificanti. Ma al vero aspetto delle principali categorie di angeli biblici ho già dedicato un video apposito, in questo invece approfondiremo tutta una serie di altri angeli presenti sia sempre nella Bibbia ma anche in testi apocrifi o in altre correnti derivate sempre dal ceppo delle religioni abramitiche. Questo anche perché, a differenza di quello che si può credere, la Bibbia fornisce pochissimi dettagli sugli angeli e sono per lo più altri testi averne diffuso l'immagine nella storia. Conoscendo proprio queste tradizioni, la nostra idea di essere i benevoli dai capelli biondi e riccioluti scomparirà del tutto perché scopriremo che i cosiddetti angeli sono in realtà entità spaventose e terribili, spesso a malapena distinguibili dal concetto di demone. Se siete pronti per conoscere nel dettaglio gli angeli più terrificanti che esistano nei testi antichi, non ci resta che iniziare il nostro viaggio. Data la vastità dell'argomento del video, che è praticamente sconfinato, userò alcuni accorgimenti per non rendere il tutto noioso o dispersivo. Per prima cosa, i nomi degli angeli nei testi antichi e le loro varianti si contano a centinaia, ma per far sì che il video si segua bene citerò solo i nomi principali in una singola variante, ma metterò eventualmente a schermo altre informazioni importanti, così chi vorrà potrà approfondire. In più vi presenterò gli angeli suddividendoli in tre categorie principali, sempre intendendoci bene che angeli è un termine generico che racchiude però entità molto diverse tra di loro. La prima categoria sarà quella degli angeli caduti che mi avete chiesto di trattare anche in vari commenti. Nella seconda vedremo gli angeli punitori e gli angeli dell'oltretomba, mentre la terza categoria sarà collegata all'angelo della morte, o meglio, essendo appunto più di una singola entità, agli angeli della morte. Quest'ultima categoria includerà anche vari angeli distruttori e gli angeli dell'Apocalisse, che spesso rientrano anche nella tradizione nella categoria degli angeli della morte. Per chi vorrà seguire tutto il video, sul finale ci sarà anche una sezione bonus su un paio di angeli fuori categoria strani e molto interessanti. Partiamo quindi con la prima categoria, quella degli angeli caduti. Il concetto di angeli caduti deriva principalmente da opere datate al periodo del Secondo Tempio tra il 516 a.C. e il 70 d.C. Nello specifico, i punti più importanti della tradizione su questi angeli derivano dal libro di Enoch, dal libro dei Giubilei e dal libro dei Giganti. Secondo alcune interpretazioni, gli angeli caduti sarebbero menzionati anche nella Genesi. Un riferimento a degli esseri chiamati vigilanti, che sarebbero gli stessi angeli caduti secondo il libro di Enoch, si trova anche nel libro di Daniele, che fa parte di quelli canonici della Bibbia. Dal greco questi vigilanti vengono chiamati anche grigori, che significa sempre sostanzialmente coloro che vigilano. Di tutte queste fonti che abbiamo citato, la principale sono il primo e il secondo libro di Enoch, i cui passi più antichi risalirebbero orientativamente circa al 200 a.C. Secondo il primo libro di Enoch, i vigilanti sono degli esseri inviati a vigilare sulla terra e sugli esseri umani, e il loro capo era chiamato Samiazza. Non abbiamo un numero preciso per questi angeli, infatti a seconda della fonte il loro numero è variabile da uno molto ridotto a addirittura 2 milioni. Il motivo scatenante della loro caduta è che, arrivati sulla Terra, si invaghirono di donne umane. In particolare, 5 di loro, che sono ricordati come tentatori, avrebbero spinto gli altri a soddisfare questo desiderio. Dopo che il desiderio era nato dentro di loro, 200 vigilanti si incontrarono sul Monte Hermon, che si trova tra gli attuali Siria e Libano, per organizzare un gruppo segreto.
Di questo gruppo faceva parte anche Samyaza, il loro capo, e Samyaza temeva che gli altri non l'avrebbero seguito nel proposito di unirsi alle donne umane, così venne fatto un giuramento. I 200 vigilanti che si erano riuniti lì giurarono sulla propria vita che non avrebbero tradito il loro capo e avrebbero usato la loro conoscenza acquisita in cielo per soddisfare sulla terra i loro desideri carnali. Così, dopo il patto, i 200 vigilanti si sono uniti alle donne umane e con queste hanno dato origine ai Nephilim. I Nephilim vengono descritti come esseri giganteschi e la loro origine sembra in comune con quella dei semidei giganti di quasi tutte le mitologie. Per fare un paragone possiamo pensare per esempio ad Eracle, che era un semidio descritto come gigantesco, o ai titani della mitologia greca. La progenie di queste unioni e la conoscenza proibita che gli angeli caduti stavano distribuendo hanno corrotto gli esseri umani e la terra. Il libro di Enoch riporta, oltre a Samyaza, i nomi di altri 19 capi degli angeli caduti e insieme ad altre fonti vengono riportati anche i nomi e il ruolo di altri importanti membri di questa schiera. Un angelo chiamato Armaros insegnò per esempio agli uomini a usare gli incantesimi, Azazel insegnò invece l'uso delle armi. Gli stessi Nephilim erano guidati da un certo Mastema, che forse era un angelo caduto. Nel libro dei Giubilei Mastema vuole che gli spiriti demoniaci dei Nephilim morti rimangano sulla terra in modo che possano corrompere e sviare gli uomini prima del giudizio. Nei rotoli del Mar Morto Mastema è l'angelo del disastro, il padre di tutti i mali, infatti probabilmente è una personificazione della parola ebraica Mastema, che significa odio o persecuzione. Una storia simile è stata integrata anche nella tradizione islamica, dove un angelo chiamato Iblis è una sorta di parallelo di Mastema, mentre due angeli chiamati Harut e Marut vengono sulla terra e cedono alle tentazioni come i vigilanti del libro di Enoch. Una soluzione alla corruzione portata dagli angeli caduti è il famoso diluvio che si sarebbe riversato sulla terra. In altri racconti è uno scontro tra i vari Nephilim che si sarebbero eliminati a vicenda, come nello scontro tra titani della mitologia greca. Il secondo libro di Enoch, che è stato evidentemente scritto dopo il primo e conoscendo il suo contenuto, aggiunge anche altre notizie sui vigilanti. Li presenta come innumerevoli soldati dall'aspetto umano ma dalle dimensioni maggiori di quelle dei più grandi giganti. Questo è in linea con la tipica descrizione dell'aspetto degli angeli, infatti anche in altri testi è descritto come ancora più assurdamente gigantesco. Nell'Apocalisse di Mosè, per esempio, l'angelo Adraniel è descritto come alto 3,4 milioni di chilometri e anche l'angelo Sandalfon è descritto come altissimo. Però il secondo libro di Enoch sostituisce a Samyaza come capo degli angeli caduti un certo Sataniel, che voleva porsi a capo dei cieli, e con molta probabilità questo Sataniel è all'origine della commistione tra la storia raccontata nei libri di Enoch e quella del Satana biblico nella tradizione successiva. Questa identificazione non c'è nei testi più antichi e è evidentemente una rielaborazione successiva della storia, quindi in origine gli angeli caduti non c'entravano niente con Satana e tantomeno con Lucifero, che, come ho spiegato in un altro video, non sarebbe neanche un personaggio. Per riassumere, gli angeli caduti hanno un aspetto titanico, più grande addirittura rispetto alla loro progenie di giganti, e in effetti assomigliano molto ai titani di altre mitologie. Gli angeli caduti sembrano spinti da desideri carnali e sono tutto tranne che esseri puri, come vengono intesi oggi gli angeli. Però non tutte le arti proibite insegnate da questi angeli caduti sembrano negative, anzi alcune sembrano dei passi in avanti per il progresso umano, come la scrittura. Da ciò deriva che il loro racconto è incentrato sul tema della conoscenza, considerata come proibita. In questo ricordano molto la storia del titano Prometeo e infatti, per esempio, alcuni studiosi hanno notato il parallelo tra lui e la figura di Azazel. A ragione, i racconti contenuti in queste fonti potrebbero essere stati influenzati dalla mitologia greca o da un comune antesignano precedente, ovvero da una mitologia che le abbia influenzate entrambe. Veniamo agli angeli punitori, e uno dei più famosi di loro è Cushiel, che nel folklore giudeo-cristiano punisce gli individui all'inferno. Si dice anche che punisca le nazioni con una frusta fatta di fuoco, sebbene nel secondo libro di Enoch dimori nei cieli insieme ad altri 6 angeli della punizione. Un altro angelo che ha il compito di sorvegliare l'oltretomba è Jeramehel.
Lui era collocato nello Sheol, il cui significato non è chiarissimo, ma possiamo dire che era genericamente un oltretomba molto simile all'Ade dei Greci. E proprio al mondo greco rimanda ancora un altro angelo punitore, chiamato Temelucus. Il suo è chiaramente un nome non di origine ebraica, infatti potrebbe essere una storpiatura del nome Telemaco, che oltre a essere il famoso figlio di Ulisse nel mito greco, significa anche colui che combatte da lontano e potrebbe spiegare perché sia stato associato ad un angelo punitore. Secondo l'Apocalisse di Paolo, che è un testo considerato apocrifo, Temelucus è un angelo senza pietà, interamente composto di fuoco. Nell'Apocalisse di Paolo vediamo Temelucus che trafigge con un forcone di fuoco un vecchio sacerdote goloso e lussurioso e impone tormenti di vario genere. Perciò in realtà è più simile ai diavoli infernali del nostro immaginario rispetto agli angeli, ma questo capiterà praticamente sempre nel corso del video perché dimostra facilmente come angeli e demoni nelle antiche mitologie non fossero distinti come nel nostro immaginario attuale, ma fossero praticamente le stesse entità. Temelucus è anche leader dei Tartaruchi, che sono gli angeli del Tartaro, luogo oscuro e sotterraneo sempre della mitologia greca. Tra l'altro una bella curiosità è che il nome Tartaruga deriva proprio dai Tartaruchi, questi esseri infernali, perché nel simbolismo cristiano primitivo la tartaruga rappresentava il male. Il concetto di angeli punitori è stato ripreso e esteso nella tradizione islamica. In questa sono famosi Munkar e Nakir, due angeli che mettono alla prova con delle domande la fede dei morti nelle tombe. Il loro aspetto e il loro comportamento vengono descritti come decisamente terrificanti, infatti sono dotati di solidi occhi neri, capelli lunghi fino ai piedi e sono così grandi che le loro spalle si misurano addirittura in miglia. Hanno dei martelli enormi che nemmeno se tutta l'umanità si mettesse insieme potrebbero essere spostati di un millimetro. Ancora peggiore di Munkar e Nakir è Malik, che amministra il fuoco infernale e il capo degli angeli infernali nel Corano. Malik racchiude in sé tutti gli aspetti tipici degli angeli punitori e è assistito da 19 misteriose guardie conosciute come Zabaniyya, che sono sempre rappresentate più come dei demoni infernali mostruosi che come degli angeli. Arriviamo ora alla categoria di angeli terrificanti, forse più famosa di tutte, ovvero quella degli angeli della morte. Di solito si parla di un singolo angelo, ma come vi ho detto all'inizio, uso il plurale perché ne esistono diversi in base alle diverse tradizioni, di cui potete vedere un quadro riassuntivo a schermo. Forse qualcuno di voi considera già spaventosa la raffigurazione classica dell'angelo della morte come tristo mietitore, ma in realtà nelle mitologie antiche la sua descrizione è di gran lunga più inquietante e lo rende più simile a un mostro uscito dall'immaginazione dello scrittore Howard Phillips Lovecraft. Il più famoso angelo della morte è Azrael, che comunque risulta associato alla morte solo a partire dalla tradizione islamica. Azrael ha dimensioni cosmiche, ha 4.000 ali e un corpo formato da tanti occhi e lingue quanti sono gli esseri umani viventi, sta con un piede nel cielo e l'altro sul ponte affilato che divide il cielo dagli inferi. Quella miriade di occhi e di lingue è collegata con la vita di ogni uomo. Ogni volta che un volto svanisce dal corpo di Azrael, l'essere che è connesso con il volto sperimenterà la morte. Sia nell'Islam che nel Giudaismo si dice che tenga un rotolo riguardante il destino dei mortali, registrando e cancellando i loro nomi rispettivamente alla nascita e alla morte. A livello filosofico è abbastanza complesso il preciso collegamento tra Azrael e la morte. Secondo alcune versioni Azrael usa la morte solo come uno strumento, mentre secondo altre Azrael e la morte sono un'unica entità. Una variante famosa di Azrael è l'angelo Duma, sempre identificato come angelo della morte. Duma è la parola aramaica che significa silenzio, un concetto da sempre collegato con la morte, viene descritto pure lui con 1.000 occhi, armato di una verga infuocata o di una spada fiammeggiante. Duma è a metà strada con gli angeli punitori che abbiamo visto prima, dal momento che si occupa soprattutto della morte delle persone malvagie. Secondo alcune tradizioni avrebbe ben 12 miliardi di servitori, tutti incaricati della punizione delle anime, come Temelucus o Malik che abbiamo visto prima. In più ha al suo servizio anche degli angeli distruttori, che non sappiamo se siano identificabili con questi servitori.
Gli angeli distruttori sono un'altra categoria importantissima che spesso viene confusa proprio con gli angeli della morte. Infatti gli angeli della morte non compaiono nella Bibbia, ma compaiono angeli con il preciso ruolo e titolo di angeli distruttori. Questi vengono anche definiti carnefici e compiono azioni di guerra, opere di morte e di devastazione. Nel libro di Samuele, per esempio, uccidono 70.000 israeliti, nel libro dei Re uccidono 185.000 siriani, nemici di Israele, in una singola notte. In verità, tantissimi altri angeli, oltre a quelli nominati fin qui, svolgono il ruolo di distruttori, angeli della morte o angeli punitori, anzi questi, a differenza di quanto è diffuso nel pensiero comune, sono proprio i compiti principali degli angeli in generale. Per esempio Abaddon, chiamato anche Apollyon nell'Apocalisse di Giovanni, viene inteso allo stesso tempo come un angelo, un demone distruttore. Ugualmente Azazel, che abbiamo già trovato tra gli angeli caduti, o Temelucus, o anche altri con attributi che potremmo considerare negativi collegati all'ira e alla forza distruttiva, come Ariel. Tra gli angeli inquietanti, che non segnalano niente di buono, possiamo trovare anche quelli dell'Apocalisse di Giovanni, che sono davvero tantissimi. I più famosi sono sette angeli che suonano ciascuno una tromba, o meglio uno strumento antico chiamato Salpinx, per segnalare uno dopo l'altro degli eventi apocalittici. Sono famosi anche altri quattro che stanno agli angoli del mondo e molti all'interno dell'Apocalisse compiono massacri e devastazioni. Una menzione d'onore alla fine di tutte le categorie la merita l'angelo Samael, e questo perché è probabilmente l'unico angelo che può far parte, in base alle varie tradizioni di racconti, di tutte e tre le categorie. Innanzitutto Samael viene menzionato per la prima volta nel primo libro di Enoch, dove è uno dei vari angeli caduti. Lo Zohar, che è il testo più importante della tradizione mistica ebraica chiamata Kabbalah, lo identifica con l'angelo che causò le 10 piaghe d'Egitto e quindi è anche un angelo punitore. Infatti pure uno dei possibili significati del suo nome è punizione di El, o veleno di El. Secondo l'Apocalisse di Mosè, Samael è anche l'angelo della morte, viene descritto così. C'era un altro angelo nel settimo cielo, di aspetto diverso da tutti gli altri e spaventoso. La sua altezza era così grande che ci sarebbero voluti 500 anni per coprire una distanza uguale, dalla sommità della testa alla pianta dei piedi era tempestato di occhi abbaglianti. Samael è interessante anche perché è esplicitamente definito con il titolo di Satana, che significa avversario o accusatore. Nell'Apocalisse greca di Baruch è lui a svolgere il ruolo del serpente nella storia di Adamo ed Eva. E proprio da questo testo in avanti verrà sempre di più sovrapposto con la figura divenuta tradizionale di Satana, tanto che in alcuni casi Samael viene ritenuto il suo nome proprio. In quanto angelo malvagio e della morte, il suo nome non deve mai essere pronunciato ad alta voce, perché questo potrebbe attirare la sua attenzione, e quindi viene chiamato colloquialmente vocalizzando solo le prime due lettere del suo nome. In questa tradizione successiva acquisirà un enorme numero di attributi, diventando anche uno stregone, il re di tutti i demoni e il marito del demone Lilith. Un altro possibile significato del suo nome lo associa alla cecità, non tanto in senso fisico ma soprattutto in senso morale, collegandolo appunto alla malvagità. A volte lui stesso, differentemente da quanto abbiamo visto nell'Apocalisse di Mosè, viene descritto come un serpente con la testa di leone, altre volte addirittura cavalca un serpente gigante, come si farebbe con un cammello. Comunque le descrizioni fisiche di questo angelo includono sempre tutta una serie di caratteristiche soprannaturali, tra cui 12 ali, occhi infuocati, corna e altezza smisurata. Insomma, qualunque descrizione scegliamo per Samael, lui è probabilmente il più terrificante in assoluto tra tutti gli angeli che abbiamo visto, sia nell'aspetto sia negli attributi, tanto che c'erano numerose preghiere in cui ci si scongiurava di non incontrarlo mai. Come promesso all'inizio, non possiamo salutarci prima di aver conosciuto alcuni angeli che non rientrano precisamente nelle categorie che abbiamo visto fin qui, ma non per questo sono meno interessanti e spaventosi. A volte vengono considerati angeli calchidri che compaiono nel secondo libro di Enoch. Calchidra significa idra di bronzo e questi sono evidentemente mostri mitologici, ma allo stesso vengono considerati angeli. Praticamente tutti gli angeli stanno al confine con i mostri mitologici, quindi ormai non ci sorprende più di tanto.
Nella narrazione del libro di Enoch, i Calchidri dimorano vicino al Sole e percorrono il suo corso intorno alla Terra. Vengono descritti insieme alle Fenici, che però in questo caso non sono identificabili con l'animale mitologico più conosciuto. La loro descrizione dice che sono esseri con la testa di un coccodrillo, le zampe e la coda come quelle di un leone, ciascuno ha 12 ali e è di colore viola. Merita sicuramente di essere nominato anche Raziel, un altro angelo importantissimo soprattutto nel misticismo ebraico. Raziel è soprannominato l'angelo dei segreti e dei misteri e anche chiamato il custode di tutta la magia. Evidentemente è un angelo con una grandissima conoscenza occulta, infatti a lui viene attribuito il libro di Raziel, uno dei più importanti grimori medievali in assoluto. Questo contiene anche incantesimi e pratiche per creare amuleti. In vari commenti nel corso del tempo mi avevate chiesto di parlare degli angeli e direi che in questo video ce ne sono stati veramente per tutti i gusti. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito e come la pensate sul fatto che spesso queste entità vengano ritenute qualcosa di totalmente diverso dagli esseri mitologici, dall'aspetto e dal comportamento temibile che sono nei testi antichi. Se avete apprezzato il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi e magari consigliatelo ad amici che vogliono saperne di più su tanti aspetti della storia e della mitologia. Vi ringrazio per la visione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!